Allora, come dicevo, la Birmania è buddista e tra l'altro il buddismo che praticano loro è un buddismo dittatoriale, perché come ho detto in realtà i buddisti che sono la maggioranza del paese discriminano e perseguitano tutti quelli che non sono buddisti. E tra l'altro poi questa cosa la vedremo meglio nei video successivi. Stasera direi appunto di concentrarci principalmente su questo discorso di che cosa c'era prima dell'arrivo del buddismo. Uno degli aspetti più suggestivi della cultura birmana è il culto dei Nat spiriti. Sebbene molti eminenti buddisti cerchino di ridimensionare la loro importanza, i Nat costituiscono tuttora un aspetto importante della vita quotidiana dei birmani. Tra l'altro, ecco, tenete presente che anche in molti tempi buddisti praticamente hanno messo dentro comunque l'eredità dell'età pagana, quindi comunque ci trovate dentro anche delle statuette o delle pagode dedicate a questi spiriti, che in realtà non fanno parte di un discorso di buddismo, sono appunto le vestigia di quello che c'era prima che arrivasse il buddismo. Il culto dei Nat è un residuo dell'epoca pre-buddista. Il Nat è uno spirito che può esercitare un potere su un luogo naturale o costruito dall'uomo, una persona o un settore dell'esperienza umana. Un tempo era consuetudine costruire grandi templi separati e dedicati a una classe superiore di Nat, quelli derivati da figure storiche realmente esistite, per esempio sovrani thailandesi o birmani, che avevano incontrato una morte violenta e ingiusta. Questi Nat sovrumani, se venerati adeguatamente, potevano assicurare il proprio appoggio nell'esecuzione di compiti importanti, imprese belliche e così via. All'inizio dell'undicesimo secolo, Bagan, re Anavrata, proibì l'usanza dei sacrifici animali che facevano parte del culto dei Nat del Monte Popa e ordinò che venissero distrutti i templi dedicati ai Nat. Resosi conto che in questo modo avrebbe allontanato i sudditi dal buddismo Theravada, Anavrata tornò saggiamente sui suoi passi e annullò il divieto del culto dei Nat. A quel tempo si veneravano 36 Nat, anche se di fatto ce ne sono molti di più. Peraltro sono anche di sesso femminile, nel senso, mi è capitato di vederne una, peraltro. Se poi ritrovo l'immagine ve la metto anche sotto, che è praticamente questa specie di dea femminile, ecco. Se non ricordo male, tra l'altro, mi pare che sia addirittura associata al gallo, comunque a un uccello particolare. Non mi ricordo se effettivamente sia un gallo o piuttosto un uccello, o probabilmente, molto più probabilmente, un uccello mitologico della mitologia birmana, che adesso non mi ricordo se però riesco a trovarvi il nome, ma mi sa di no. No, non l'ho segnato. Vabbè, comunque, sotto, se la ritrovo come immagine, ve la metto, così comunque andate a vederla. Quindi abbiamo detto che praticamente ci sono questi 36 spiriti, ma probabilmente ce ne sono molto di più che appunto vengono adorati dalle persone, anche comunque se queste persone si dichiarano buddiste, perché comunque in realtà quell'eredità lì pagana non sono riusciti a estirparla, quindi comunque l'hanno mantenuta. Ecco, tenete presente che poi questo re Anavrata ha messo comunque un altro dio, ecco, ha aggiunto un altro Nat, chiamato Taj Amin, una divinità indù basata sulla figura di Indra, che gli incoronò come re dei Nat. Dato che secondo la mitologia tradizionale buddista Indra ha reso omaggio a Buddha, nome di tutti gli dei indù, questo inserimento avrebbe posto tutti i Nat in posizione subordinata al buddismo. Il piano del re ebbe successo. Oggi la cosmologia più seguita pone Buddha e i suoi insegnamenti al primo posto. In molte abitazioni l'immagine del Nat è costituita da una noce di cocco agghindata con un gaung baung turbante rosso che rappresenta il Nat della duplice natura Edwin Min Mahajiri, signore della grande montagna che risiede nella casa. Un'altra diffusa forma di culto del Nat si esprime attraverso nastri rossi e bianchi legati allo specchietto retrovisore o sul bagagliaio della macchina. Questi colori sono infatti le tinte tradizionali dei Nat protettori. Alcuni Nat guardiani dei tratti animistici più marcati rimangono fuori dalle abitazioni e dalle paia, per esempio ai piedi di un vecchio albero particolarmente venerato, magari accreditato di particolari poteri sulla zona circostante, può trovare spazio in santuario dedicato al Nat degli alberi. Abbiamo visto tante volte che il culto agli alberi era praticamente diffuso in tantissime culture e peraltro lo stesso culto degli alberi è stato poi cristianizzato con quel discorso di Mariolatria.
Simili costruzioni sono frequenti soprattutto ai piedi dei Banyani, ficus religiosa di grandi dimensioni, dal momento che questi alberi sono venerati come simbolo dell'illuminazione di Buddha. Nelle comunità rurali è possibile trovare dei tempietti nei boschi dedicati agli spiriti guardiani dei villaggi. Questi santuari sono spesso semplici strutture di legno o di bambù, grandi come la casetta di una bambola, la cui esatta collocazione viene divinata nel locale Saya, maestro sciamano, esperto nel trattare gli spiriti. La conoscenza del complesso mondo dei Nath è poco radicata nelle nuove generazioni. Per i birmani la possessione spiritica vuol dire vuoi per suggestione psicologica, vuoi per causa di agenti soprannaturali, è una realtà concreta. I birmani non temono tanto che gli spiriti gettino la rovina sulla loro vita quotidiana, ma piuttosto che prendano possesso della loro mente e dei loro corpi. In talune occasioni il culto dei Nath va oltre la semplice offerta propiziatoria e si spinge nel regno dell'invocazione spiritica. In questo ambito il rito più diffuso è il Nath Pavè, festa degli spiriti, uno speciale evento musicale che dovrebbe indurre i Nath a convenire nel luogo prescelto. Sotto questo punto di vista assomigliano molto agli africani voodooisti, perché comunque anche il voodoo prevede questo discorso del suonare i tamburi per attirare i loa. Per attirare un Nat a una festa occorre l'intervento di un medium, detto Nat Gadav, moglie del Nat, che può essere una donna o un uomo travestito, il quale con canti e danze invita il Nat a prendere possesso del suo corpo. Questo è un elemento interessante, perché anche questo elemento qui è un elemento che si trova in diverse altre culture, ovvero il fatto che gli uomini, cioè ci sono certe culture dove gli uomini che volevano diventare sacerdoti o comunque si occupavano di riti religiosi, dovevano praticamente per farlo travestirsi da donne. Addirittura in certe occasioni, ecco, in certe culture si arrivava addirittura all'evirazione, perché comunque ad esempio nel culto a Cibele gli uomini che volevano diventare sacerdoti di Cibele dovevano evirarsi e travestirsi da donne. Non so se però effettivamente si è diffuso anche il caso contrario, ovvero se in qualche culto religioso particolare le donne dovessero travestirsi da uomini. Può anche essere, adesso non me ne vengono in mente. Non mi viene in mente se effettivamente in qualche culto, religione, magari dedicata a qualche dio maschile, ci sia effettivamente la pratica inversa, cioè le donne che desiderano diventare sacerdotesse del dio in questione si devono travestire da uomini. Francamente non lo so, può essere che comunque sia diffusa anche questa cosa. Comunque sia, nel discorso della Birmania e anche nel discorso dell'India, ad esempio nel culto a Bauchara, gli uomini che vogliono diventare sacerdoti o comunque praticare questo discorso di riti religiosi o spiritici, con questa particolare divinità devono travestirsi da donne e addirittura evirarsi. Tra l'altro poi è una cosa che comunque fanno loro di loro spontanea volontà. Probabilmente, perché tra l'altro poi anche questa cosa qui era diffusa comunque presso gli africani, nel senso che presso i Geledi, ad esempio, gli africani, ecco, che comunque facevano questi riti per evocare gli dei, per parlare con le antenate, gli uomini si travestivano da donna incinta, praticamente si mettevano dei seni di legno e questi pancioni sempre di legno. E anche gli sciiti si travestivano da donne. Mi pare che appunto sia stato testimoniato da Erodoto. Probabilmente perché in quella cultura lì si ragionava sul fatto che fosse più la femminilità ad essere in contatto col trascendente, non il contrario. Mentre invece il monoteismo ha fatto esattamente l'inverso. Cioè, mentre in questo genere di culture il discorso della femminilità veniva più vista in contatto, già da un punto di vista naturale, con questo discorso del mondo del trascendente, il monoteismo invece ha fatto esattamente l'opposto. Ha preso la virilità come diciamo sesso privilegiato nel discorso del tramite, ecco, per fare da tramite con Dio, appunto il discorso del prete, e ha escluso la femminilità. Invece questo tipo di religione qui faceva esattamente il contrario, prendeva le donne come mediatrici tra gli dèi e le persone.
E quegli uomini che volessero, per un motivo o l'altro, praticare questo genere di riti dovevano travestirsi da donne. E in certe culture, come ad esempio in quella indù del culto a Bauchara, dovevano virarsi. Peraltro, in realtà, probabilmente erano uomini che comunque, da un punto di vista sessuale, erano transessuali, nel senso che probabilmente loro, soprattutto nel caso di Bauchara, ecco, Bauchara è proprio una dea che si lega molto a questo discorso di uomo che cambia sesso, quindi transessuale. E da un punto di vista moderno, difatti, il culto a Bauchara in India, se adesso andate in India, ecco, questa particolare forma di culto è proprio seguita dagli uomini transessuali, nel senso che questa dea viene considerata la protettrice degli uomini che cambiano sesso, quindi praticamente un transessuale in realtà. Nato uomo, ma che comunque si sente donna, sarà più propenso a cercare questa forma di chiamiamolo sacerdozio, consacrazione a questa divinità, proprio perché in realtà questa divinità prevede che l'uomo che entra al suo servizio si travesta da donna e addirittura si rinunci comunque agli organi genitali maschili. Ripeto, non so se questa pratica si facesse anche al contrario, cioè se per un qualche dio particolare, le donne che volessero diventare sacerdotesse di questo dio dovessero magari, per dire, amputarsi i seni o piuttosto travestirsi da uomini, può anche essere, francamente non lo so. Bisognerebbe magari appunto approfondire bene in un discorso, ad esempio, di divinità maschili, però appunto io, siccome non studio comunque le divinità maschili, se non appunto quel minimo, in realtà non vi saprei adesso dire se questo genere di mentalità c'era anche applicata alla donna in qualche contesto. Può essere, perché comunque il discorso del travestimento da un punto di vista sacrale e religioso era comunque diffuso. Allora, abbiamo detto quindi che per i birmani questo discorso di medium che si mette in contatto con gli spiriti e quindi parla con questi spiriti, chiamiamole, potremmo anche dire che in un certo senso sono comunque le divinità pre-buddiste, occorre l'intervento comunque di una donna chiamata moglie del Nat, quindi comunque una donna che impersona la medium e in un certo senso viene considerata la sposa dello spirito che invoca. Se invece un uomo che vuole invocare questo spirito deve praticamente travestirsi, quindi anche questo è un elemento interessante. In pratica deve fingere di essere una donna e quindi diventare sposa dello spirito in questione. Ovviamente queste cerimonie prevedono canti e danze e il Nat viene invitato a prendere possesso del corpo della medium. I Nat amano la musica rumorosa e allegra, quindi durante queste feste i musicisti percuotono con grande intensità gong, tamburi e xilofoni, producendo un baccano che potrebbe quasi definire una forma arcaica di rock and roll. Questo poi ovviamente è tipico anche del voodoo, come dicevo, in realtà anche nei riti voodoo l'evocazione dei Loa prevede appunto questo discorso di musica frenetica. Nel corso del Nat Pvec c'è sempre il rischio che lo spirito decida di possedere non il medium ma uno degli spettatori. Uno degli spiriti più frequentemente evocati è quello di Kogi Kiav, un Nat ubriacone che risponde all'offerta di liquore tracannato dalla Nat Gadav. Quando entra nel corpo di qualcuno, questo Nat si abbandona a danze lascive, quindi lo stato di trance indotto da Kogi Kiav è una prospettiva decisamente imbarazzante per il malcapitato posseduto. Questo è tipico comunque anche del voodoo, nel senso che ad esempio quando si evocano dei Loa, come potrebbe essere ad esempio il Loa serpente d'Amballà, la persona che è posseduta da questo particolare dio si mette a strisciare come un serpente, per dire, sono tutte manifestazioni tipiche di queste religioni. Vabbè, da un punto di vista psichiatrico, uno psichiatra ti direbbe che in realtà quella persona lì, in quel momento lì, è preda di una frenesia, diciamo, psicotica, allucinatoria. Da un punto di vista religioso, comunque, in realtà se lo si spiega col fatto che è il Dio che entra in te, e quindi se quel Dio lì è un Dio, ad esempio un Dio serpente, tu ti comporterai come un serpente. Una volta che si è stati posseduti da un Nat, l'unico modo per evitare che lo spirito faccia il ritorno più e più volte consiste nell'affidarsi all'opera di un vecchio monaco buddista esperto in esorcismi,
Si tratta di pratiche che possono durare giorni, addirittura settimane. Chi trascorre una simile procedura può essere condannato a portare il marchio del Nat per il resto della vita. Le ragazze che sono state possedute da un Nat non possono sposarsi se prima non si sono sottoposte a un esorcismo idoneo. Quindi anche questo qui è un particolare interessante perché appunto ci fa capire come loro hanno praticamente mantenuto questa pratica pagana della possessione da parte di questi spiriti e l'hanno praticamente buddhaizzata, nel senso che alla fine comunque richiedono sempre questo discorso di intervento del monaco buddista. Niente, allora direi per stasera di avervi già detto veramente tanto per quanto riguarda la Birmania. Il resto per le altre serate direi invece di concludere l'argomento vi leggerò comunque questo discorso innanzitutto della misoginia del buddismo, della discriminazione che le donne in Birmania subiscono per colpa del buddismo e poi di questo discorso di estremisti buddisti che in realtà appunto perseguitano sia gli islamici che i cristiani o comunque gli induisti che sono appunto le minoranze del paese. Così poi concludo l'argomento relativo alla Birmania. Purtroppo non credo che ci sia comunque altro sull'argomento perché, come ho detto, è un paese che non è che riscuote tutto questo successo da un punto di vista di interesse, per comunque le forme religiose pre-buddiste, quindi in realtà i libri che si trovano sulla Birmania sono principalmente dedicati a questo discorso della dittatura. Da un punto di vista spirituale, però, come vedete, quel poco che si può sapere, comunque, come vedete, è interessante. Perché comunque ci dimostra ancora una volta che agli inizi dell'umanità, cioè prima che comunque fossero fondate religioni come il monoteismo o il buddismo, che sono posteriori, successive ai culti politeisti, in realtà il sacerdozio era in mano praticamente alle donne e anzi gli uomini che volevano dedicarsi diciamo, ai riti religiosi dovevano praticamente travestirsi da donne, se no praticamente non potevano accedere a questo discorso di ritualità. Proprio perché erano le donne che erano considerate, diciamo, più adatte a mettersi in contatto con un discorso di trascendente, quindi comunque di divinità, o di spiriti. E appunto in Birmania l'hanno mantenuta come credenza, anche se poi di fatto, vabbè, è arrivato il buddismo ovviamente ha portato una serie di discriminazioni contro le donne che vedremo meglio nelle serate successive. Però da un punto di vista politeista, come vedete qui, in Birmania è ancora attestata questa idea, che è sopravvissuta comunque per millenni, e che qui da noi ovviamente è stata sradicata da un discorso di monoteismo, perché il monoteismo ha fatto l'esatto inverso, praticamente ha escluso la donna dalla sfera sacerdotale e ha messo dentro solo l'uomo, mentre invece in Birmania, nei tempi, diciamo, pagani, era esattamente il contrario. Peccato non poter approfondire di più su questo discorso di divinità femminile, però purtroppo non so effettivamente se riuscirò a trovare altri libri. Questo è già probabilmente, diciamo, quello più completo che ho letto sull'argomento, quindi purtroppo non so se troverò altro sull'argomento. Ad ogni modo, se mai dovessi trovare un altro libro sulla Birmania, magari con un discorso di arte, delle statuette, se troverò sicuramente qualcosa relativo a questo discorso di divinità femminili, lo riproporrò comunque in futuro.